Non vediamo l'ora di partire. Ho visto i ragazzi oggi, hanno già fatto le visite mediche, sono andate tutte quante molto bene. Non vediamo l'ora di partire. Io personalmente continuo ad essere molto carico e devo ringraziare anche tutti i tifosi che in questo periodo continuano ad essere molto vicini a me e alla squadra. E niente, partiremo domani, sentiremo la palla battere per terra per la prima volta domani. Sì, allora, in questo periodo è fatto anche di farsi promesse, nel senso che pensare quello che sarà poi la squadra nel dettaglio tecnico, sì, noi tutti abbiamo delle idee, poi dopo però è una squadra nuova, va plasmata, va modificata, in termini tecnici ovviamente, non come componenti. Per cui non mi sento di dire niente di più che il nostro primo obiettivo è proprio quello di creare un gruppo competitivo che si diverta, che abbia capacità di vincere le partite, ma che abbia la capacità di crescere e di farlo il più velocemente possibile. Mi piace giocare in velocità, è storia ormai questa, mi piace difendere tutto campo, speriamo di riuscirci con i giusti risultati, però la cosa più importante è che dobbiamo divertirci, perché poi se uno si diverte poi alla fine arrivano anche i risultati, e se uno si diverte fa divertire anche quelli che sono gli spettatori, per cui questo è il nostro obiettivo. Non vediamo l'ora di farlo, non vediamo l'ora di partire. Purtroppo abbiamo questi derby iniziali, però dico purtroppo perché hanno un significato importante fin da subito, speriamo, anzi dobbiamo essere pronti a giocarli, però insomma siamo pronti, saremo pronti a farlo. In chiusura ti chiedo, in quella famosa conferenza del mese scorso non ti sei nascosto, ma come non si stanno nascondendo i tuoi ragazzi stasera? Deve essere subito un campionato, si pensava tutti insomma nei mesi scorsi un campionato di assestamento, un po' di pane duro da mangiare, invece si profila subito un campionato, diciamo, magari non divertici, ma comunque sicuramente per farla trovare dura a tutti. Guarda, il pane duro mi piace pensare che lo mangeremo. Perché poi proprio dalle sconfitte che si cresce, avremo davanti, soprattutto nell'altro girone quando si parlerà di playoff, squadre che è tanto tempo che provano a vincere e hanno mangiato pane duro. Io penso proprio sia questo il segreto di chi vuol vincere, anche perdere. E noi dovremmo essere bravi a farlo nella giusta maniera. Tutti i ragazzi sono ambiziosi, io penso e continuo a dire che il nostro obiettivo principale è il playoff, e il secondo obiettivo non è così tangibile, è farlo divertendo, e questo è se vogliamo anche la promessa che posso e mi sento di mantenere, e cercherò fin da domani quando la palla batterà per terra per la prima volta di mantenere. Coach, in bocca al lupo e buona stagione. Crepi lupo, grazie mille, ciao.